Ciao, sono Giusy e sono un'educatrice professionale. Benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di stimolazione cognitiva. In particolare vi voglio parlare di un gioco accattivante, divertente, stimolante, tosto, che troviamo sull'applicazione Roberto della Dienseo. A parte il fatto che non dicevo tosto probabilmente dal 1992, ma andiamo avanti. Vi voglio parlare di questo gioco perché è un gioco veramente con una marcia in più, è un gioco diverso, è un gioco impegnativo anche per alcuni versi. Questo gioco si chiama Una carta, una data. Possiamo anche dire che questo gioco sia ampio e variegato perché ha prima di tutto due modalità di gioco, battaglia e cronologia, e poi perché dentro di sé ha tanti temi, tante categorie, quindi veramente un gioco multidisciplinare con multisfaccettature. Vi chiedo un attimo di pazienza perché in questo video ve lo mostrerò, quindi entreremo nel dettaglio. Inutile che ve ne parli adesso nello specifico perché lo vedremo, giocheremo insieme e ci sarà con noi anche un ospite speciale. Chi mi segue sul canale l'ha già conosciuto e oggi tornerà con noi. Prima di mostrarvelo, però, voglio spiegarvi perché ve lo consiglio e a chi lo consiglio. Iniziamo dal primo punto, perché lo consiglio? Allora, come ho detto, è un gioco. Non mi piace dire di alto livello, però è un gioco difficilino, non semplice, è un gioco stimolante, è un gioco difficile anche per me, non perché io sia un genio, ma perché, vabbè, mi considero una persona dalla mente attiva, ecco. Non è un gioco da sottovalutare, però non perché sia frustrante e impegnativo nel senso brutto del termine, ma perché è divertente. Allora, è sicuramente un gioco che possiamo mettere nella categoria giochi di cultura generale. Quindi ci sono delle categorie tra cui possiamo scegliere o che possiamo anche mescolare: personaggi importanti, scienza, invenzioni, sport, arte e cultura, storia, e queste categorie appunto le possiamo anche mescolare tra di loro. È un'occasione quindi sicuramente per allenare la memoria. Io principalmente lo consiglio per questo: allena la memoria a breve termine e poi vedremo perché nel gioco, ma anche a lungo termine, va a togliere un po' di polvere dalla nostra mente. In più è un gioco che allena sicuramente anche altre funzioni cognitive come l'attenzione, la concentrazione, il ragionamento, ma anche il linguaggio, perché questo gioco chiede interazione e quindi è una bella occasione, una bella scusa per avere argomenti di cui parlare. È un bell'argomento anche per relazionarsi eventualmente con familiari, amici o pazienti. In più è anche un gioco che va a stimolare, ad allenare le capacità generali di apprendimento. È anche un'occasione per rispolverare vecchie conoscenze e apprenderne di nuove, perché è un gioco ricco anche di informazioni, informazioni, come ho detto prima, in varie aree, in varie categorie. Quindi è veramente un gioco speciale, ma è da provare, da vedere. Adesso invece vi racconto un po', secondo me, per chi è questo gioco, a chi lo consiglio, a chi non lo consiglio. Sicuramente lo consiglio ai professionisti, professionisti della salute, chi si occupa di riabilitazione e di stimolazione cognitiva. È un ottimo gioco, è un ottimo esercizio, un'ottima attività da proporre ai pazienti. Quali pazienti? Pazienti sicuramente che vogliono tenere allenata la mente, che vogliono prevenire l'invecchiamento o prevenire il deterioramento cognitivo. Pazienti con una demenza o con deterioramento cognitivo lieve, ma lieve, oppure anche nella riabilitazione di traumi, di ictus, perché come ho detto va a stimolare tante funzioni cognitive ed è anche un'occasione per, insomma, ragionare, scambiarsi, dialogare. Quindi diciamo che il professionista sa che ogni strumento riabilitativo c'è un modo da manuale di utilizzo, ma poi in verità lo strumento lo puoi un pochino adattare e metterci anche un po' di tua creatività per adattare questo gioco al paziente o alle tue esigenze, no? Quindi mi raccomando, cari colleghi, ricordatevi che vanno bene gli strumenti, ma utilizzateli, cioè manipolateli questi strumenti. E poi questo gioco lo consiglio anche da tenere in casa per tutta la famiglia, sul tablet di famiglia. Quindi per le persone un pochino avanti con l'età che appunto vogliono un allenamento stimolante, tenersi attivi durante la giornata, inserire nella propria routine qualche attività cognitiva stimolante, ma lo considero anche un gioco, diciamo,
di società di famiglia, perché possono giocarci nonni con nipotini, tra marito e moglie, tra mamme, figli, papà. È una bella occasione, un bel gioco da fare tutti insieme oppure da utilizzare anche come sfida all'interno della famiglia. A chi lo sconsiglio? Quindi lo sconsiglio sicuramente alle persone che hanno già delle difficoltà cognitive moderate o avanzate, perché è un gioco impegnativo, stimolante, che può creare frustrazione, può creare nella persona anche la sensazione di non farcela, di non essere all'altezza e magari anche di aver perso delle funzioni cognitive. Quindi evitiamo sempre di creare frustrazione, proponiamo sempre giochi e attività adeguati al livello e all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi c'è altro, sul mio canale trovate altri video, andate a vedere la playlist stimolazione cognitiva. Per chi ha una demenza moderata o avanzata si fa altro, sicuramente non si fa questo gioco che si chiama una carta e una data sull'applicazione Roberto della Dinseo, ecco, mi sembrava corretto dirlo. Ma venite a vedere, dai, proviamo a giocare insieme. Ricky! Ciao, eccoci qua. Allora siamo nell'app Roberto. Vi ricordo che ci sono tantissimi giochi interessanti e stimolanti. Oggi invece ci concentriamo, come detto, su questo qua, una carta, una data. Abbiamo anche un ospite speciale, come promesso, Ricky, Riccardo. Saluta. Ciao. Ok, iniziamo a giocare. Giocheremo insieme a Riccardo, eh? Quindi scegliamo il profilo, Riccardo. Una carta, una data. Allora, come avevo anticipato, ci sono due modalità di gioco: cronologia e battaglia. Da quale iniziamo? Cronologia, dai. Ok, iniziamo da cronologia. Come sempre, Roberto ci accompagna passo passo e quindi ci spiega, ci dà tutte le istruzioni. Quindi ci dice: metti una carta sulla linea del tempo, quindi avremo una linea del tempo, metti le altre carte seguendo l'ordine cronologico, ricostruisci la linea del tempo. Quindi dovremo mettere alcuni eventi, alcune situazioni che poi dopo adesso capirete, secondo una linea temporale. Ricky, giochiamo? Ok. Vai, giochiamo. Come vedete, leggili tu, Ricky, ci sono tutte delle categorie. Seleziona la categoria che più preferisci. Ci sono tutta una serie di categorie tra cui possiamo giocare. Vai, leggili tu, Ricky. Personaggi, scienza, arte e cultura, sport, storia, invenzioni, misto. E misto, cioè fai un mix di tutte queste categorie senza restare in una categoria speciale. Cosa vuoi scegliere, Ricky, oggi? Cominciamo con invenzioni. Invenzioni, lo so che è la tua preferita, vai. Cosa ci dà qua? Che carta ci dà, Ricky? Primo volo in mongolfiera. Ok, primo volo in mongolfiera. Dobbiamo ipotizzare su questa linea del tempo dove possiamo mettere. Vabbè, questa è la prima carta, primo volo in mongolfiera. Beh, sarà un po' indietro, cosa dici? Prova a posizionarla all'inizio della linea del tempo. Vedete che bello, vi esce la data 1783. Vi avevo detto che è anche un gioco un po' di apprendimento per conoscere nuove conoscenze, per ragionare, per discutere, vedrete. Poi la seconda opzione mi dà invenzione dell'elicottero. Secondo te, Ricky, l'elicottero è stato inventato prima o dopo il primo volo in mongolfiera? Prova. Allora, per me è dopo. Bravissimo, 1939, caspita, 200 anni dopo. Ricky, ricordatele queste date perché poi ce le potrebbe Però riproporre. possiamo tornare indietro avanti quando, cioè avanti dipende. Possiamo tornare indietro quando vogliamo, se vogliamo vedere ancora qualche data. Ok, questo anche nell'altro, poi facciamo vedere. Allora, qua cosa c'è scritto nella nuova carta? Antonio Meucci inventa il telefono. Secondo te il telefono rispetto al primo volo in mongolfiera e all'invenzione dell'elicottero dove lo mettiamo? Telefono, ricordati che prima c'era il telegrafo e dopo è arrivato il telefono. Ricordati anche nella casa della prateria, che noi siamo dei fan della casa della prateria, dove lo metteresti? Per me prima, cioè intendo qui Prima di tutto, in mezzo. in mezzo, prova. Bravissimo, bravissimo, super. Quindi 1876, esattamente in mezzo. Bravo, bravissimo. Oh, che tosse. Invenzione dello pneumatico smontabile. Questo è difficile. Dove lo metteresti? Tu pensa quando secondo te sono arrivate le auto?
Per me l'auto prima dell'elicottero. Ok. Quindi per me è qui in mezzo. Proviamo. Bravo, ma oggi sei un super campione, Ricky, bravissimo. Vedete che bello anche come gioco, proprio da fare in famiglia, così di quiz, no? Si può anche, ognuno dice la sua, proprio un bel gioco. 1895, ok. Attenzione, questa credo sarà l'ultima di questo gioco. Poi abbiamo in sottofondo la tosse di Riccardo. Riccardo, qua bisogna prendere lo scirocco. Allora, invenzione del microonde, dove lo metti? A me mi sembra dopo. C'è qua, ciao, già una signora, un po' età, già un po' prova, quindi dopo tutto, prova. Aspetta, però, che sì, vediamo. Bravissima, è vicino all'elicottero, facevi bene a essere in dubbio. Ah, ma qua ne abbiamo ancora, continua. Invenzione del parafulmini. Per me è qui in mezzo. Prova. No. No. Ecco, vedete, ti dice, questa non è la posizione corretta, riprova. Forse qui in mezzo. Prova. Proviamo ancora qua. Urca, quando è stato inventato questo parafulmini? Dopo, no, il parafulmini. Prima di tutto, non ci posso credere. No. Prima di tutto, 1752, l'avresti mai detto tu? Merito. Allora, e qua si va avanti, vabbè, adesso volevamo solo farvi vedere, altrimenti questo video diventa lunghissimo. Carina l'invenzione dell'aspirapolvere, però ci fermiamo qua perché voglio farvi vedere l'altra modalità di gioco. Quindi, usciamo. Vuoi chiudere il gioco? Allora, se mettiamo a restare, mi ripropone ancora quello. Quindi, in verità, dobbiamo proprio uscire e rientrare. Ok, una carta, una data. Prima abbiamo fatto cronologia, è la versione che avete visto fino adesso. Adesso invece continuiamo e vi facciamo vedere battaglia. Molto carino anche battaglia, vero Ricky? Sì, sì. Ci sono sempre le istruzioni, grazie Roberto. E ci dice, scopri se l'evento ha avuto luogo prima o dopo l'evento 2. Ok, quindi ci sono due eventi in competizione. Cliccare prima o dopo, poi lo vedete, vai agli eventi successivi o precedenti facendo clic sulla freccia. Quindi è quello che diceva prima Riccardo anche, che ti puoi spostare perché puoi tornare indietro per tornare sull'informazione e apprenderla. Dopo vi facciamo vedere. Vai, gioca Ricky. Allora, anche qui ti propone le categorie, sono le stesse della cronologia, quindi personaggi, scienza, arte, cultura, sport, storia, invenzioni, misto. Cosa vuoi fare, Ricky? Proviamo a fare sport. Sport, urca, difficile, vai. Allora, urca, Bjorn Borg vince il suo quinto Wimbledon. È prima o dopo Mike Tyson stacca un orecchio. Oddio, tu questa non la sai, Ricky. C'è un pugile che ha staccato un orecchio a un altro, vabbè. Mike Tyson stacca un orecchio a Evander. Cosa dici secondo te? Wimbledon o Mike Tyson? Ti ha sconvolto questa cosa dell'orecchio? Sì. Secondo te cos'è? L'ha staccato con un morso, sai? Sì. Cosa dici, Ricky? Prima o dopo ha vinto Bjorn Borg, vince Wimbledon, il quinto Wimbledon? Prima o dopo che Mike Tyson fa questa cosa poco simpatica? Per me dopo. Vai, prova a schiacciare. E invece era prima. Ecco, qua, siccome vedete che va via subito, se io torno indietro, imparo. Quindi il Wimbledon è stato nel 1980, Mike Tyson l'ha fatto nel 1997, ok? Quindi ti segnala e ti dice quella corretta. Andiamo avanti. Quindi Pelé segna il suo millesimo gol. Considerate, ragazzi, qua abbiate pazienza perché io e mio figlio sullo sport siamo proprio... Carl Lewis vince 4 medaglie d'oro ai giochi olimpici. Ok, secondo te prima Pelé? Sai che per me Pelé è prima, questa volta è prima, cioè secondo me Pelé è prima. Provo io? È prima, ok. Torniamo indietro a vedere, quindi Pelé, ecco, nel 69, esatto, mi sembrava un calciatore degli anni 70. Nel 1984 Carl Lewis 4 medaglie d'oro. Andiamo avanti, qua ti dice Carl Lewis vince 4 medaglie d'oro e noi abbiamo appena scoperto che era nel 1980, quindi, e qua dice Brasile con Pelé campione del mondo. Adesso qua non so se c'è una fregatura perché Pelé
Era dillo. È che Pelé era prima di là. Ma tu sai quanti anni ha giocato Pelé? Perché lì dice il millesimo gol, però qui dice il Brasile con Pelé campione del mondo. Però secondo me, Ricky, c'è un indizio in queste foto. Prova a vedere. Perché una è... Ok, una è senza colori. In bianco e nero, e l'altra colori. Quindi è possibile che... Allora, magari un imbroglio, però io direi che è dopo, perché... Cosa dici? Quella è una foto in bianco e nero. È vero. Prova. Ok, infatti vedete, prima era 1970 qualcosa, però Brasile con Pelé campione del mondo 1958, vuol dire che il suo millesimo gol l'ha fatto dopo. Vedete quanto c'è da discutere, da chiacchierare, da ragionare, quanto alleniamo appunto il ragionamento, il linguaggio, quante occasioni che ci sono di dialogo, no? È proprio un gioco, un'attività utile per la memoria, per l'attenzione, ma anche per il linguaggio, per il ragionamento e per stare insieme, come vi ho spiegato nell'introduzione. Io direi, Ricky, di fermarci, se no diventa un video lunghissimo. Ok, vi lasciamo qua e speriamo di avervi incuriosito. Cosa dici, Ricky? Gli abbiamo fatto venire voglia di giocare? Probabilmente sì. Tu cosa fai adesso? Appena spegniamo il video vai avanti a giocare, lo so. Lo so. Va bene, saluta, dai. Ciao. Ciao, alla prossima! Noi ci vediamo ancora, che vi faccio il video conclusivo. Bene, spero che il video e il gioco vi siano piaciuti, spero di avervi incuriosito, spero di avervi tenuto compagnia. Se comunque volete andare a vedere con i vostri occhi, vi lascio in descrizione o magari anche nei messaggi, adesso vediamo, insomma troverete sicuramente i riferimenti al sito della Dinseo. Andate a vedere, perché secondo me troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, vale la pena andare a dare un occhio. Se poi in generale ti ho incuriosito rispetto a proprio alla Dinseo e ho nominato Roberto e Sofia, sono due applicazioni diverse, se vuoi capire la differenza tra queste applicazioni, vuoi approfondire questo argomento o vuoi vedere insomma altri video rispetto a Roberto e Sofia, ti consiglio di andare a vedere quest'altro video subito appena ci siamo salutati, perché sicuramente troverai informazioni interessanti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.